In mattinata la nostra Ilaria Tettamanti ha intercettato anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a margine di un convegno sulle tematiche economiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Cambia la risposta al titolo di questo convegno perché il paese può farcela alla luce di quello che è successo? Sì. Ma io rimango convinto che il paese sicuramente può e deve farcela, noi come imprenditori ci crediamo tantissimo. La crisi attuale vi preoccupa di più per che cosa? Quali interventi del governo, misure del governo sono più a rischio se dovesse cadere il governo? La crisi attuale ci preoccupa perché rischia di vanificare i sacrifici che gli italiani tutti e le imprese hanno fatto in questi ultimi anni. Il rischio, avete visto i mercati stamattina che stanno fibrillando, sia in termini di quotazione delle borse che in termini di spread. Mi auguro che tutto questo non porti, questa instabilità non porti a una precettazione del nostro paese da parte dell'Europa, questa è una gestione commissariale. Letta bis o elezioni in questo momento dal punto di vista? Ma vede, non tocca a noi esprimere dei giudizi di tipo politico, quello che noi riteniamo fondamentale è che comunque il decreto legge di stabilità sia realizzato con le decisioni giuste che peraltro noi abbiamo già indicato al governo Letta. Mi auguro che il buon senso, il senso di responsabilità di chi ci governa alla fine prevalga. Ecco, secondo lei Berlusconi ha dimostrato responsabilità facendo questa rottura, insomma, in un momento così delicato per il momento sia economico che insomma, per il paese? Non sta a me esprimere giudizi, quello che conta sono i risultati, l'importante è che il paese tenga e che tengano i mercati finanziari e che il nostro paese non venga ulteriormente penalizzato. Non vorrei che ci ritrovassimo nella situazione dell'ottobre 2011. Quindi, poi un primo effetto, cioè innanzi, domani aumenta l'IVA. Sono una questione tecnica, l'IVA evidentemente aumenta, noi sull'IVA non eravamo particolarmente schierati in quanto noi siamo, come Confindustria l'abbiamo detto più volte, siamo a favore, come priorità vediamo innanzitutto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, vediamo un intervento deciso sul costo del lavoro attraverso un effetto combinato IRAP, defiscalizzazione e decontribuzione del costo del lavoro che ci allinei in modo competitivo sull'Europa e un mettere mano delle riforme istituzionali di cui il nostro Paese ha drammaticamente bisogno, dalla riforma elettorale sicuramente a una revisione del titolo quinto della Costituzione, senza di cui sarà anche impossibile programmare quegli investimenti che sono necessari per far uscire il Paese dallo status quo in cui si è drammaticamente adagiato in questi ultimi 20 anni. Oggi riaprono gli stabilimenti a Riva, ecco, come si può evitare altri casi del genere, altri precedenti? Con regole certe che non penalizzino il manifatturiero, perché questo sulla partita IVA, la partita della siderurgia in generale si gioca il futuro del nostro paese come grande paese manifatturiero.